Contro la guerra e ogni forma di violenza, però a questo punto bisogna difenderci, non perché che l'America, la Russia vogliono che ci mettono in mezzo per poter risolvere sporchi affari loro, per altri motivi, per il motivo che se ci vengono ad attaccare, cosa che Roma sta all'attacco, perché dicono che vanno ad attaccare il Vaticano, ma comunque ci andiamo di mezzo noi, povera gente, secondo me io sono per l'offensiva. Penso che qui la metà delle persone che stanno qui non so quanto gli possa interessare o quanto possano capire la gravità della situazione. Molte persone non si rendono conto che veramente sta alle porte la guerra. Mi ha fatto rabbrividire l'immagine che le analisi hanno fatto, sono stati colpiti ragazzi intorno di metà media, intorno ai 34 anni, quindi proprio giovani, gente che futuro dell'Europa, la famosa generazione Erasmus. Ha fatto una strategia accurata, ma si va a parlare con questo. Con chi governa, cercare in qualche modo di coinvolgere, ma proprio fino a che si sarà veramente uno stato di serie A, uno stato di serie B, la situazione non sarà mai gestibile. Due torti non fanno una ragione. La colpa è un sentimento che ci accompagna da tanto tempo, accompagna la critica al colonialismo, accompagna la critica alla guerra fredda. Certo, in fondo le armi all'ISIS le abbiamo vendute noi, in fondo noi italiani siamo i primi produttori di armi da esportazione. Il terrorismo si argina con lo sviluppo, sostanzialmente. Questo è un esperimento che è stato fatto in molti paesi, in molte parti del mondo. Se noi abbiamo uno sviluppo economico, se noi abbiamo lo sviluppo della società civile, ma soprattutto se noi non isoliamo i paesi, le cose prendono una piega diversa. Faccio anche un appello alla geopolitica internazionale. Ecco, io credo che lasciare isolato un paese come la Russia, ad esempio, e Vladimir Putin, sia un grosso errore. Noi dobbiamo riprenderli al 100% in seno alla comunità internazionale. 10-100 iniziative come queste, magari ce ne fossero di più. Fino a ieri chi era e chi rappresentava un'istituzione doveva temere. Oggi deve temere tutto il mondo occidentale, perché adesso un bambino, una scuola, un teatro, voglio dire, rappresentano tutto ciò che aggregazione sociale, civile e naturale e democratica rappresenta un momento di paura, di terrore e quindi di rischio. È chiaro, io capisco Lande che sull'onda, diciamo, dell'emozione, della rabbia, giusta peraltro, rabbia giusta, potesse dire saremo spietati, ma spietati con chi? Lì tu rischi di essere spietato con popolazioni inermi. Allora non debbono parlare le armi in questo contesto, a meno che tu non dici mandiamo 500.000 persone da terra, come dicono gli strateghi, perché le guerre non si vincono con gli aerei ma si vincono con gli scarponi, diceva qualcuno. Allora va lì, fa una selezione casa per casa e allora tu li prendi, se li vuoi prendere con le buone, altrimenti anche con le cattive, come si dice. Ma tu lasci perdere la popolazione che non c'entra, tu non è che per colpirne uno non ammazzi in altri 100. E allora io dico che in questo contesto è giusta anche la politica di Renzi, che è un po' più, diciamo così, cauto, nel senso che dobbiamo dire diamo vice fiato ad una politica internazionale, un'unità internazionale, Russia compresa. Si apre un tavolo internazionale senza se, senza mai e soprattutto senza sospetti, né da parte dell'America, né da parte della Russia, né tantomeno da parte dell'Europa. Questi qui, se non c'erano le armi occidentali, coi sassi facevano terrorismo. La zona della Siria è uno stato cuscinetto che è stato creato alla fine della prima guerra mondiale dall'Inghilterra, quindi si trova nel Mar Nero, a ridosso, è la punta estrema, diciamo, della penisola araba, è l'unica zona abitabile, lì passa un oleodotto e di conseguenza è una delle aree più strategiche del mondo per il nostro occidente. I 140 morti francesi valgono più dei morti di Raqqa. Questo è un interrogativo che comunque noi ci dobbiamo porre, noi politici, diciamo, ci dobbiamo porre. Sugli attacchi di Parigi ci hanno scosso non poco, hanno scosso particolarmente perché è stata attaccata la quotidianità delle persone, non sono stati attaccati dei simboli, è una cosa che ci ha particolarmente toccato perché abbiamo capito quanto siamo vulnerabili proprio in ogni momento, in ogni posto dove ci troviamo, quindi immagino che la paura che si è scatenata sia proprio dovuta a questo. Io sono assolutamente contraria ad ogni tipo di attacco militare, sono assolutamente contraria ad ogni
forma di violenza, che sia anche quella verbale, che si sta scatenando in questi giorni. I migranti, coloro che scappano da quei territori, sono quelli che scappano dalle guerre, che scappano dalla fame, che scappano dalla povertà, spesso causata da noi, causata anche da quei terroristi che ci hanno attaccato, e quindi credo sia un nostro dovere assoluto accogliere quelle persone. Sono stata anche a vari centri di accoglienza, sono stata a fare volontariato, abbiamo toccato con mano quella che è la realtà, ho visto ragazzi della mia età, più piccoli di me, ragazze incinte, ragazze che scappano e che rischiano la loro vita in mare, perché lì da dove partono sarebbero condannati a morte sicura.